Stu quest'anno ha raggiunto una tappa particolare perché essendo la 15ª edizione, poi è rappresentata dalla carta dello Stu, che è il 15, no, il gufo, per noi è una tappa molto importante perché riusciamo dopo 15 anni a portare avanti il nostro progetto principe, che è riuscire a donare delle cifre importanti sul territorio e anche fuori dal territorio, perché iniziamo tanti anni fa con la Proloco di Montorio e anche con riuscendo a finanziare una scuola in Madagascar. Nel tempo abbiamo contribuito ad acquistare delle ambulanze per la Croce Bianca di Montorio, abbiamo elargito dei fondi per sostenere le attività della sede di Villa Brozzi, dove c'è un centro per disabili, diciamo così, e tante altre iniziative. Quest'anno in particolare doneremo quello che riusciremo a raccogliere alla ricerca, iniziando con l'AIRC, e poi negli anni seguenti riusciremo a vedere cosa facciamo. Il torneo inizia il 7 di dicembre e finisce il 5 di gennaio con le finali. Anche quest'anno faremo le finali la mattina con i bambini, che è un momento eccezionale perché riusciamo a portare intorno ai tavoli 150-170 bambini piccolini fino a 16 anni anche, e poi la sera semifinali e finali. Per noi il mese di dicembre è un mese pieno di impegni, perché portiamo lo studio in tutto il territorio di Ramano, ma anche fuori, perché come anche gli altri anni riusciamo a coprire l'Aquila. Siamo arrivati in provincia di Pescara come altri anni e arriviamo a Piccianello, che è il comune di Picciano, quindi sopra Pescara, e tante altre realtà. Siamo prontissimi, il 7 dicembre daremo il via a questa 15ª edizione del torneo di Stu. Ben 40 i punti Stu che giocheranno per qualificarsi e poter vincere il 15esimo torneo, e tante le attività che saranno collaterali, perché non possiamo dimenticare che anche quest'anno avremo la maratona dello Stu il 15 dicembre, che consolida ulteriormente il gemellaggio con il gruppo podistico di Montorio. Sarà un circuito cittadino corso per circa 4 chilometri con le carte dello Stu, quindi una staffetta con le carte dello Stu. E insieme a questo, il 13 di dicembre, avremo un convegno sempre sulle tradizioni popolari.